Salve a tutti e benvenuti a questa nuova giornata di LCK. Come al solito, Etrurian, decimo. Ormai sono diventato il decimo Etrurian venuto su questa, su questa live insieme a me, Moonboy. Buongiorno a tutti, sì. Uh, purtroppo, Etrurian dal primo al nono sono risultati un po' fallimentari adesso stiamo provando il decimo prototipo per vedere se uh, questo effettivamente raggiunge i criteri richiesti e soprattutto non supera il test dell'autocognitività che poi diventa un. Insomma, lo sapete, intelligenza artificiale e tutte quelle cose, ma oggi siamo qua per riaprire la settimana di LCK con delle serie abbastanza interessanti, abbastanza beh, importanti anche per le implicazioni a livello di classifica, perché piano piano stiamo avanzando sempre di più verso quella fine della regular season con i playoff, l'ombra dei playoff che inizia a incumbere su alcune di queste squadre. Soprattutto pensando a Fredit Brion, T1 e Katie Rolster che sono i tre che stanno combattendo per un posto proprio a questi playoff che vorrebbe dire veramente tanto eh, Moon, soprattutto per il fatto che dall'altra parte quelli che giocheranno contro Katie Rolster, facciamo una piccola off topic, sono quei di RX che hanno giocato sempre così bene, sono in alto in classifica, ormai sono quasi sicuri di giocarsi questi playoff, possono ancora lottare per la seconda posizione, ma tutto è possibile. Già, assolutamente, anche perché abbiamo questi DRX che ormai con il cambiamento al formato del post, diciamo metà dello split, abbiamo soltanto quattro giorni di gioco a settimana alcune squadre giocano soltanto una volta e è stato proprio questo il caso dei DRX settimana scorsa che si sono trovati a discutere una sola serie e persino persa, quindi arrivano questa settimana sicuramente con molta voglia di rivalsa, come vediamo qua nel calendario oggi apriranno la settimana giocando contro i KT roster, mentre poi li rivedremo domenica contro i Freddy Beon, due avversari quindi alla loro portata, due avversari che sono in quella corsa per i playoff. Quindi due squadre che vorrebbero tanto trovare le vittorie, ma i DRX non gliele lasceranno facilmente. Dall'altra parte, ricordiamoci: sabato ci sarà la Telecom Wars. Io la definisco ancora Telecom Wars anche se T1 non sono più SKT. E domenica, anzi, sì, domenica, se sì, ho letto bene, Sunday. Domenica invece c'è il Match of the Week, il match che tutti i caster stranieri, tutti in, la crew internazionale, ha puntato come match da controllare, Anwa Life contro Gingy. Quello è una delle sfide più appassionanti del Giro di ritorno, è una sfida, una lotta per quella seconda posizione con gli Aua in questo momento due misure dietro i Gen.G che stanno disperatamente cercando di inseguirli, mentre qua possiamo dare un'occhiata alla classifica dei POG, dei Player of the Game, cioè Maker e Choby uno un passo avanti all'altro, ma veramente si tratta di un semplice passo, chiunque potrebbe superarsi un po' a vicenda. E poi quella terza posizione, ormai così affollata come abbiamo visto anche settimana scorsa, iniziare sempre più a popolarsi di giocatori anche di diverse squadre, in particolare Dread e Kerry vanno un po' sottolineati Africa Freaks e T1, due squadre che non se la stanno cavando così bene, quindi non hanno nemmeno accumulato così tante vittorie, però comunque si fanno sentire per quanto riguarda i premi di miglior giocatore della partita. Avete visto tanti jungler all'interno dei eh, Pog? Bene, ricordatevelo, siamo in 11.4 e chi, se non Uder, come top pick 100% di pick and ban, 66,7% di win rate. Rally invece il support è entrato, l'ultimo campione entrato nella lega delle leggende, è lì. E attenzione, ci sono dei buff molto interessanti per la corsia inferiore. L'hai sottolineato, 11.4, arriva la nuova patch, arrivano nuovi tiratori che potrebbero popolare quella botlane. Ci sono diversi giocatori di botlane qua in LCK che Immagino possano anche cercare di allontanarsi un pochino da quella norma che abbiamo visto costruirsi sempre di più nelle ultime settimane. Ovviamente i 3 ADC carry qua evidenziati, ci sono anche altri buff, però, per campioni che non so se vedremo fare un'apparizione sul panorama competitivo. Tipicamente, sono champion che se ne tengono un pochino più alla larga, eh, quelli che abbiamo visto sulla barra inferiore. Tra l'altro, questo mi permette un piccolo excursus. Ho visto recentemente Selfmade in Europa, il jungle di Fatica. Allora, sta spammando un sacco di talon giungla con Ignite oltretutto, Smite e Ignite. Quindi, occhio, sappiamo che qua in LCK abbiamo Dottor Piosic e i suoi folli creativi pick, chissà che anche lui non voglia proporre qualcosa del genere. Invece, come support, Bromi, il suo Glacial Fisher, la sua frattura glaciale ha un cooldown decreased, quindi meno cooldown. Attenzione anche a Fiorellisin. Sin, Due campioni che potrebbero entrare in giungla e in corsia inferiore. E superiore, chiedo scusa, no, Fiorano la giocano da secoli in corsia inferiore. Invece, Nerf, Kaisa, la pioggia di Katia è un qualcosa che era molto fastidioso. Gli hanno diminuito i danni. Eh, aspetta, vedo Skarner. Cosa ah. gli ha fatto quel povero campione? Spiegatemelo. Skarner, purtroppo, uh, è uno dei rappresentanti più oppressi della Champion Pool di League of Legends. Ogni volta che cerca di fare capolino fuori dal suo cespuglio, forse perché è un insetto, forse c'è qualche. Uh, tendenza di non arachnofobia, arachnofobia per i ragni, ma comunque qualche tipo di fobia nel, nel reparto di lanciamento di, Ra di Raio. C'è cioè subito bisogno di riscacciarlo nelle tubature, nei cespugli da dove arriva, non si può permettere. Ma questo forse è il nerf più di impatto di quest'ultima patch a livello di campione, ed è Samira che vede colpiti i suoi. Praticamente ogni singola delle sue abilità per essere indebolita, essere un pochino meno prevalente e Samira era già un campione che stavamo lentamente vedendo allontanarsi dalle priorità di molti giocatori, di molte squadre, soprattutto al di fuori dall'LCK. In LCK ancora molti player uh, la priorizzavano come molto popolare tra l'altro proprio nella prima serie di oggi, quella dove vedremo giocare KT Hybrid, è ancora il giocatore con 13 game di Samira e al secondo posto Kai'Sa con 7. Entrambi questi campioni sono stati nerfati. Qua purtroppo un'altra un <ride> brutta notizia, il Buon Viego, il Buon Ring King, anche per questa pace. Purtroppo non potrà raggiungersi sulla Landa. E io dovrò aspettare altre settimane per, poterlo, per poter sperare di vederlo. Attenzione perché ci sono stati anche dei cambi importanti sugli item: anche perché ragazzi, ricordiamolo, gli item possono cambiare la scelta anche solo del campione: la Wins ha un Attack Speed Increase, quindi una, una velocità d'attacco maggiore, la Moonstone. Ma meno cure nelle fasi iniziali. E le Grievous Wounds, quindi le ferite gravi, hanno avuto un po' d'amore. Yeah. Il Morellonomicon con 10 AP, il Mortal Reminder 5 di AD, invece il Champunk. Mi piace quest'arma, la, la devo utilizzare più spesso anch'io in partita. Ha 100 HP in più da poter avere nel suo, nel suo deck. No, Un pochino più appetibili, quindi, questi oggetti eh, per la selezione. Tra l'altro, sul, uh, sul Camp Punk, uh, io, devo io solitamente sono un uh, grande apprezzatore del, uh, del reparto della localizzazione italiana, quindi i nomi tradotti in italiano di oggetti, abilità, uh, le frasi che dicono stessi campioni. Sulla spada a catena camping devo fare una piccola reclinazione perché appunto l'ho chiamata mm -hmm. spada a catena quando uh, dall'inglese chainsword è chiaramente un po' un gioco di parole con chainsaw, la motoseghe. Abbiamo perso l'opportunità di avere un oggetto chiamato una motospada che sarebbe stato fantastico. Dobbiamo accontentarci di spada a catena. Motospa io hashtag motospada vi prego uh, datemi questa gioia. <ride> Creiamolo su Twitter, creiamolo su Instagram Soprattutto taggate lui nel caso Perché io non c'entro in questi discorsi Riot Voglio mettere il sicuro Ma invece di parlare di noi Moon parliamo di questa partita KT Rosters contro DRX Chi tornerà di nuovo a vincere Dopo 1-0-2 A livello ah, di serie, i KT o i DRX DRX Con due anni di esperienze piosic Potrebbe insegnare a Gideon Chi vuole essere Il Jungle Slayer oppure Sarà Gideon a dimostrare di essere il giovane fresco? Questa è una bella domanda. Gideon è arrivato come. Di eh, Anger Fresco, che voleva spaccare un po' tutta la lega, per adesso non è riuscito così tanto a trovare il tempo. L'ultimo punto, però, è molto interessante: il campione più piccato in Midland della 11.3 è stata Sindra Ukal. giocherà il suo primo game di Sindra perché ancora non l'ha selezionata. L'abbiamo visto muoversi andante su campioni come Victor Orianna. Ma quella Sindra, che invece, per esempio, da parte di Solka, vediamo già selezionata in 10 partite. Ancora lo va a eludere, per adesso soltanto Dav ha giocato Sindra nei KT Ross. Poster. quindi vediamo un po' cosa ci, cosa ci attende in questa serie abbiamo menzionato un pochino appunto alcuni punti da guardare da osservare quella mid lane, quella giungla qua in questo grafico del damage share vediamo chiaramente dove si appoggia un po' la fetta di responsabilità dei danni di queste squadre 30% del danno dei character loss infatti arriva dalla top lane con poche... pochi decimali di percentuale sotto quella mid lane questa è una squadra che si appoggia molto sulle, lo sulle loro solo lane Katie Roaster che andranno a giocare, con lì in corsia centrale, non ci sarà più DAV, il mid dei Katie Rosters, dopo la giornata in cui KT hanno proprio perso e hanno deciso di cambiare con il giocatore con più esperienza. Direx dall'altra parte invece rimangono con quel quintetto, performa, sta giocando bene. La domanda però che ti viene spontanea vedendo questo quintetto è... Cosa giocherà Piocic? Perché, <ride> detto anche tu, Aron giungla potrebbe essere un qualche cosa? Forse sì, forse no. Scanner è andato via? Cioè, comunque Udil che sappiamo Piocic gioca molto bene? Insomma, c'è un po' da discutere su questa giungla, anche se naturalmente il key player non può essere che la corsia superiore. Già, la top lane per entrambi questi... Team è la corsia con uh, un po' la più grande creatività. Abbiamo il maggior numero di pick unici relativi alla squadra per rispettivamente sia Doran che Kingen, entrambi con una predilezione magari anche verso uh, l'Ognar. Ma quello ormai la vediamo più come una costante di meta e della lega stessa che del giocatore in sé. A livello statistico, abbiamo già sottolineato quanto è importante sia Doran per l'apporto ai danni per la sua squadra quanto effettivamente i KT si appoggino a lui per fare un po' da carry, ma entrambi questi giocatori sono un po' conosciuti per spostarsi al di fuori del meta, al di fuori del comfort tradizionale per andare su counter pick creativi. Quindi immagino che potremmo vedere molto spesso relegato l'ultimo pick del Red Side nelle draft proprio alla corsia superiore per assicurarsi di avere un pochino quella risposta pronta. Sarà interessante soprattutto vedere Moon il fatto come vorranno lavorare. Hai visto, l'hai detto anche te, ti basa sulla corsa superiore, Kingen e Doran sono due giocatori che vogliono avere anche attenzioni. Eh, basti pensare al fatto che comunque Kingen ha portato eh, molti più, eh, diciamo, tank da combattimento. Sto pensando tutto a Volibir, quanto Ciao. può essere fastidioso. In quel caso, e secondo me il lavoro dei jungler rimango sulla giungla perché l'11.4 è stato un cambiamento importantissimo. Da. Sulla giungla stessa. I jungler potrebbero mostrare molto più amore sulla corsia, sapendo che l'esperienza in giungla è minore. E quindi forse vuoi giocare qualcosa che dia più potenziale alle solo lane che abbiamo visto in questi due Team, port team portano molto danno. Molto vero, molto vero. potremmo vedere un uh, adattamento completo del meta di quel ruolo. Vedremo quindi come un po' si aprirà. Perché alla fine questi sono i primi passi che l'LCK muove in 11.4. Quindi uh, potrebbe essere veramente una, una grande sorpresa, come semplicemente quello che abbiamo visto finora. Ma. Leggermente riadattato per me, c'è lo stile sì del gioco. Siamo però finalmente in draft. Partono già i primi ban Mid lane nel mirino, Sindra rimossa dai KD. Quindi la risposta per adesso è: eh, Giocherà per caso Luca il suo primo game di Sindra? Non almeno in questo game. Penso proprio che Luca non abbia voglia di vedere Sindra all'interno. Abbiamo visto alle 11.3, campione più giocato. Vengono bannati anche Azir e Serafin. Eh, non è un mistero, e nessuno lo fa un mistero. Serafin ancora è molto molto forte. Bannato Trash, naturalmente di risposta molto probabilmente non vedremo Aphelios per la mia e la infelicità di Mumboy, visto che ci piace tanto il tiratore della corsia inferiore, i DRX decidono di non far giocare Rell, il support più fastidioso, ma dall'altra parte che ti dicono? Beh, guardiamo se Kai'Sa ancora radicare più forte di questo yeah. gioco. Immediatamente lockata, neanche un attimo di esitazione. qua per Hybrid, un, come sottolineato, il suo secondo campione più giocato. E probabilmente quello qui adesso si appoggerà un po' di più, visto che Samira si è presa la mazza dei nerf in faccia. Di Arex rispondono direttamente. Quindi con uh, anche il loro tiratore, questa Xayah, che ormai vediamo sempre di più crescere tra i ranghi della corsia inferiore. Abbiamo visto quel breve over su Lilia, che potrebbe essere tranquillamente un uh, buon comfort per Pioshic per uh, aggiungere un po' di fonte magica dalla giungla, ma niente da fare. Pioshik ripropone il campione che lui stesso ha portato alla popolarità uh, nel meta della giungla attuale. Arriva quell'udir, Udir per Pioshic, oltretutto, ancora imbattuto. Bisogna dire che a livello di corsia inferiore al momento non si cambia assolutamente niente. Abbiamo visto però, di già dalla 11.3 qualche piccolo cambiamento, qualche piccola differenza. Eh, Ezzel è entrata in meta, l'abbiamo visto anche eh, ieri durante il PG Nuts, Ash può essere un qualcosa, però non, non riescono ad entrare in questo primo game. Vedremo se nel susseguirsi sarà qualche cosa, qualche cambiamento. Lakan viene scelto per Zeus insieme a Kaisa naturalmente dai CC e dalla possibilità di eh, pilare per il tuo AD Carry, Gnar per Doran, molto ovviamente non penso che Uka la farà la pazzia visto che ultimamente abbiamo visto molti top laner spostarsi in corsia centrale. Sì, vediamo un po', quindi se i DRX vorranno rispondere immediatamente a questa top lane, perché la possibilità di andare a mettere un counter pick diretto di Corsia è direttamente nelle loro mani per evitare che... Uh, più top lane possano essere presi di mira durante la seconda fase di ban, tuttavia, uh, se vuoi essere proprio di massimo comfort, potresti aspettare la selezione del jungler, lasciare veramente quel counter pick alla top lane per essere completamente sicuro. DRX, a quanto pare, dicono abbiamo comunque un po' quella paura, quel timore che i ban arrivino sui campioni che per cui vogliamo dare priorità. Quel Jace è la nostra scelta numero uno, andiamo subito a selezionarla. Jace, che per Kingen sarà quindi già la sua quinta partita sul campione, uh, l'abbiamo sottolineato, è un giocatore che. Tende anche a discostarsi abbastanza dal meta prestabilito, dal meta preimpostato. Ora i due team vanno a bannare i vari campioni che sono, non sono stati piccati di corsia pari eh, dei propri giocatori. Quindi, per i Direx vediamo subito il di Lilia. dall'altra parte, il support Leona. Naturalmente, Rakan ha timore messa fra virgolette proprio di Leona per il fatto che può bloccare il suo ingaggio e poi andare contro Kaisa. Un lock molto importante. Sicuramente Leona poteva essere il pick congeniale. E Karim viene bannato dagli Ereks. KT Roster ora devono tirare fuori qualcosa in giungla, ma soprattutto i Ereks dovranno dare a Becca un campione che permetta a Xayah di scalare e di fare tutto il danno possibile il suo DPS. Lo sappiamo, è molto importante nei teamfight. Già, già uh, Becca ha ancora diverse scelte abbastanza comode abbastanza ancora meta drente a disposizione I campioni come quell'Alistar sono ancora disponibili anche se la sinergia con Xayah non è che sia perfetta non è proprio uh, scritta nelle stelle è un campione molto forte tuttora e è... Non lo vediamo bersagliato da particolari nerf particolarmente pesanti. Quindi, eh, è qualcosa che mi aspetto di vedere comunque molto priorizzato dai giocatori. Altrimenti, Becca si è spesso mosso anche su set come support. Ma sarà quella confermato a essere confermata. Arriva il Minotauro per la lane lasciando così il counter pick finale a Solka su quella mid lane. Oppure, punto di domanda, Jace potrebbe ancora essere un flex. Potremmo ancora vederlo spostarsi sulla corsia centrale. Potrebbe essere quella la scelta, Ukan. Io sono. Un po' triste perché Ucal, devi sapere che io ho conosciuto, abbiamo conosciuto questi due mid laner, Ucal con Ione e Solca, la sua prima partita che abbiamo potuto commentare in LCK in italiano, aveva giocato in October Mid e quindi io sono sempre speranzoso di qualche piccolo cambiamento. Invece no, i KT roster vanno a piccare Victor per Ucal e Zus andrà a prendere Nidali. Per eh, Gideon, quindi il quintetto dei Kitty Roster è stato tirato fuori. Vediamo se The Rex vogliono flexare questo Jace oppure no. A questo punto, se vuoi flexare Jace, devi assicurarti di avere qualcosa che possa portare danni magici dalla corsia superiore. Perché comunque ormai il danno fisico che stai proponendo è abbastanza prevalente. Sì, Udir ormai con la forma fenice va prevalentemente in danno magico, ma è un danno che va a scadere molto in fretta. Infatti, sarà la conferma di quel Jace sulla corsia superiore contro Gnar. Si trova benissimo. E arriva Zoe sulla mid lane per Solka. Quindi, non forse il Nocturne di cui stavi parlando, ma comunque un campione che spesso regala emozioni. Emozioni, certo, di vario tipo. Possono essere, wow, ha one shottato quel tizio. Da... Che azione fanta può essere? Oh mio Dio, Zoe, no, ti prego, non, non farmi... È disgustoso. Fallo... No, no, telecamera per fare regia, non inquadriamo queste, queste cose. Appena ucciso una persona da 100 a 0 con due abilità. No, non va bene. Non va bene. Vedremo però quale sarà la Zoe uscita, perché molte volte ti trovi anche delle zoe che arrivano lì e dici... Perché sei così avanti, Zoe? Perché sei stata. Se sei troppo avanti rispetto alla tua front line, ma sappiamo tutti che Zoe dalla lunga distanza può fare veramente molto male, ma tanto avremo tempo, modo di parlarne. Non vuoi. Avrai tutto il tempo di disloquiare con tutti noi, ma stiamo entrando nella landa degli evocatori, quindi lo sapete molto bene. Lo sapete benissimo che momento è arrivato. Mano ai vostri ehm, mouse e tastiere o al vostro smartphone per dirci. La vostra hashtag KTWin, oppure hashtag DRXWin DRX in italiano. Oppure, come sempre, punti i hanno la mano. So che voi avete perso qualche punto puntando sui match co contro i Samsung Monisters. ora <ride> potete rifarvi in questa partita. Uh, questa volta io non sto sguardando un po' le, le odds, ma per quanto i KT siano in svantaggio stanno puntando la maggior parte tutti i nostri spettatori sui DRX le odds sono soltanto un 1 a 4,3 non è ancora l'1 a 11, l'1 a 20 che avevano i FB la settimana scorsa quindi non mi spingo ancora sui miei Easy Money beh, attenzione però perché gli Easy Money sono sempre una, uno specchio per le allodole come queste i KT rosters sembrano interessati solo ad avere informazioni su dove inizierà il jungle sappiamo tutti eh, come, comunque, Udir possa junglare in maniera molto veloce e vuoi sapere da dove parte in modo tale da comprendere anche, io penso per proprio eh, Gideon, sapere dov'è l'argo granchio, quello diciamo libero, per poter arrivare a un livello tale, quindi livello 4, livello 5, in cui puoi mettere i danni e puoi andare a fightare proprio Udir uno contro uno. Sì, cercare di approfittarti un pochino delle prime fasi di partita, quando Udir ancora non è estremamente tankoso, estremamente fastidioso da gestire. Qua i Direx addirittura arriveranno. Per fortuna Becca si è voltato per cercare quel lume che sapevano, eh, era stato piazzato, avevano visto un pochino ai pretezù andare in invasione. Quindi c'era quella certezza, visione negata, ma comunque i KT sanno che lo start è da quel lato inferiore. Uh, vediamo un po' quale sarà appunto la scelta dei due generi di come interagire tra loro. Perché, Piosci con questo Udir il suo grande punto di forza è che ha un campione dal clear estremamente rapido, quindi lo vedremo passare attraverso la giungla con molta velocità e chissà, adesso adattarsi al meta 11.4 significa anche appoggiarsi meno all'esperienza e al gold che ottieni dai campi di giungla, perché ce n'è meno in, nel complesso. E quindi potremmo vedere magari un pick molto più incentrato sull'azione, sul andare a gancare le corsie, magari sbloccare persino quella forma dorso molto in fretta e fare capolino su una lane che si espone troppo. E questa è la cosa che mi interessa, perché ancora fino a questo punto, secondo me, Udir non essendo stato toccato nella 11.4 vediamo per Scarner, eh, è ancora il jungler forse migliore che si possa trovare in questo patch. Dato come hai detto anche te, vuoi stare veloce, comunque puoi pulire abbastanza, eh, facilmente, la si, abbastanza puoi pulire facilmente la giungla: abbastanza facilmente la giungla. diciamoci la verità. Quindi, ancora Udir può dire la sua e dirà sicuramente la sua. Dall'altra parte, Nidalì sì. Quando lanci già e colpisce fa più danno e tutto quello che vuoi. Però non ha questo wave clear nella giungla che puoi dire: Oh mio Dio, sono certo che arriveranno a pari livello a un certo punto. Perché guarda anche ora: 23.000 a 16.000. Eh già, uh, Piacic ha appena concluso il suo full clear e si sta muovendo su largo granchio. Mentre Gideon sta facendo lo stesso, ma non è riuscito a fare in tempo a pulire il suo campo dei crook. Questa è la differenza tra i due. Nidali è sempre stata una jungler un pochino più incentrata sul gankare, sull'essere aggressiva. Ovviamente a tutte quelle abilità dalla sua bonus, con la forma, la trasformazione. Ma ha spottato lo lume, ma potrebbe comunque cercare l'aggressione. Cerca l'aggressione, però subito il hop da parte di Doran che salta su un minion gli permette. Di scappare senza grossi problemi ora ritornerà in lane naturalmente piogic va a dare ancora più supporto al suo top toplaner lo sappiamo tutti jace vuole avere una, cors ha una corsia superiore da bullo e vuole sicuramente avere ancora molto più amore nel frattempo l'amato va dall'amata gli fa un saluto e poi torna dall'avanti in questo caso che è kaisa tra l'altro, uh, sottolineavi giustamente questa top lane, Doran è molto consapevole di quanto avrebbe potuto soffrire il matchup, tant'è che il suo start è di armatura, di cloth armor, neanche un oggetto di Doran, vuole soltanto avere resistenze bonus per resistere a quelli che già sa inevitabilmente saranno colpi dalla distanza di Jace a cui non potrà facilmente rispondere. continuano ancora a scambiarsi sguardi, nel frattempo possiamo solo parlare a livello di farm perché... È un discorso abbastanza particolare. Anche il fatto come i... in corsia inferiore si voglia farmare, si vuole arrivare a quegli oggetti in cui si può veramente ragionare. Nel frattempo, Dora mi riesce questo piccolo trading che è arrivato con il, eh, con il Crash, anzi, scusatemi, eh, con la sua W. Ora non mi ricordo il nome del Crash, dovrebbe essere la inversione Mega, eh, la sua W ad andare proprio a bloccare l'avversario. Poi King, naturalmente, va a spammare tutte le sue spell. E Doran farà una bella cosa. Premi B, torna in base e poi ritorna con tutta la tua vita il teletrasporto. Mi sa che è il caso, sì. Non uh, c'è motivo di rischiare ulteriormente contro questo Jace. e già qua si fa sentire il potere dei trade di quel campione. Um, I jungler per adesso, come abbiamo sottolineato, stanno comunque avanzando verso i loro full clear, verso questi tranquille fasi di farming senza ancora avere grandi interventi durante il link phase, Gideon sta un po' cercando di affacciarsi a questa botta vediamo se riuscirà a combinare qualcosa, non è sfottato da alcuna visione ma comunque decide di ritirarsi, c'è un po' di sospetto. C'è l'idea, si vede fatto un po' cambiare, intanto vola dire nella parte di Sol che andrà a mettere dei danni che sicuramente non fanno certo eh, del bene al, a Victor, all'uomo dell'evoluzione. Um, il Lune Terra D'altro canto mi viene un po' da vedere il fatto Mi viene un po' anche da pensare al fatto Che I DRX vogliono giocare lì Vogliono giocare aggressivi in corsa superiore Vogliono stare tranquilli Yoshi comunque avendo un jungler Che eh, può fare self-healing Può tranquillamente pulire velocemente la giungla il gioco è molto semplice. Tra parentesi, voi potete vedere dalla grafica, sono solo due le volte in cui Udir ha vinto contro i e penso un po', chi sarà quel povero <ride> giocatore che ha... povero si fa per dire che ha vinto contro i Proprio Piocic. È proprio lui. L'abbiamo sottolineato a già in selezione campioni un Udir per adesso imbattuto per Piocic, quattro vittorie e zero sconfitte. Vediamo se riuscirà a portarsene a casa una quinta, perché Piosci ha un po' una reputazione da mantenere comunque sta lui a portare questo Udir sul palcoscenico e vediamo che comunque nonostante i nerf alla giungla la sua esperienza Piosci con il suo Pier oh, Omar arriva Lognar, prova ad andare aggressivi, prova a andare lì con il Giavellotto, Ci cioè arriva, arriva il flash, arriva il counter flash da parte di Gideon, i danni sono abbastanza oh. ma non tanti, wow, che dribbling da parte di Kingem Kingen, fancy fit, non ha nemmeno comprato le scarpe, ma guarda come balla. Uh, bravissimo nell'evitare questi ultimi due skillshot, potevano veramente essere la sua fine. aggressione quindi disinnescata, uno scambio di flash tra Kingen e Gideon, ma nulla di più. Molto bravo, molto bravo quel top 10 di Rex a sopravvivere in questa situazione difficile da vivere. Anche perché Doran aveva trovato veramente un bel engage con quel balz, l'ognar al volo per trascinare Kingen ancora più vicino alla propria struttura, al proprio jungler. Inghent che per parentesi va a utilizzare il teletrasporto, quindi è sicuramente una bella vittoria per i Katie Rollster. Doran potrà farmare finalmente in maniera tranquilla qualche minion e recuperare il distacco che aveva portato il top laner di Rex contro proprio eh, Doran stesso. Anche se ora, ritornando in, in lane, avendo comprato il lungo pugnale seghettato, vorrà ancora di più dire la sua con questa lacrima della Dea. Sappiamo tutti come... Jace vuole, è affamato di mana e naturalmente l'idea è: voglio spammare, voglio far danno, non voglio far giocare Doran, quindi quella lacrima è fondamentale per me. Nel frattempo si va per l'Herald. Pjogic va a prendersi senza problemi, dato che in game in superiore aveva la priorità, non l'avrei mai detto. Ma anche Solka ha dalla sua la priorità e quindi è un facile Herald per il jungler dei DRX. Un comodo obiettivo qua raccolto è. E... Abbiamo visto che a quanto pare l'intenzione di giocare attorno ai cambiamenti dell'esperienza della giungla è che Pioshik dice, ma se c'è meno esperienza e meno gol per ogni campo, vuol dire che dovrò semplicemente farmarne di più. A 78 CS, ha più CS del suo stesso AD Carry. Qua l'abbiamo visto raramente uscire da quella giungla e sta pulendo i suoi campi praticamente nel momento in cui respawnano, nel momento in cui si ripresentano sulla mappa. E oltretutto una cosa su cui stavo già un pochino meditando è che per l'appunto... La grande, forse. il grande svantaggio che alcuni jungler subiscono nel loro player, ma ne parlo dopo. Eh sì, perché arriva subito l'ingaggio da parte di Zeus insieme anche al suo charm. Bao, sicuramente, anzi, non la meglio. Sai, è sicuramente è sì, innamorata del eh, support dei Katie Roaster da parte di Rakan, ma non abbastanza da subire tutti i danni da Kaysai. Poi Kazaa non è voluto andare online con i suoi stinto vicina. Però dall'altra parte uh -oh. potrebbe arrivare l'aggressione. Faceblood! Ignar Tramite lo GNAR! E l'aggressione da parte di Gideon che capisce tutto. E questo vuol dire che in questo momento Kingen subisce il fatto di essere troppo aggressivo. Eh, qua, il beitone di buitoni, come lo chiamano i nostri colleghi. Uh, Doran, uh, che si fa un po' fragile, si fa un po' piccolo, si fa un, un po' vulnerabile. Kingan uh, a bocca all'amo. Si è preso anche forse i piombini e galleggiante galleggiante. A quanto in profondità è andato a mordere Gideon era pronto dietro l'angolo Ottima punizione Ottimo primo sangue Per i KT Proprio nelle tasche di Coloknar Che ne aveva bisogno per risorgere un po' Come stavo menzionando però prima di quell'azione, una cosa di cui appunto volevo un po' riflettere sulla giungla, è che alla fine campini come Nidalee, campini come Udir, non soffrono da una delle più grandi problematiche che i cambiamenti della giungla hanno portato, ovvero il fatto che per fare il livello 6 hai bisogno praticamente di iniziare un clear ulteriore. Tipicamente nella giungla precedente pulivi la tua giungla tante volte, raggiungevi il livello 6 eri pronto a cancare con quella suprema. Adesso un full clear, o meglio multipli full clear, non ti bastano per il 6 terminerai il tuo ennesimo full clear con ancora un po' di esperienza che ti separa da quella, da quella power spike per udire lì non fa tanta differenza avere il 6 e non avere il 6 non sono dipendenti dalle supreme anzi non hanno supreme quindi per loro possiamo tranquillamente vederli chiudersi nella giungla continuare a farmare e potenziare le loro abilità tradizionali e non essere così dipendenti da quella singola power spike Ora però arriva Piogic a dare una mano a Kingen. Vuole utilizzare l'occhio dell'Era. Oh, guarda da... come corre, ah, guarda come corre! Forse no, perché arrivano subito aggressivi. I danni sono mirabolanti, sono meravigliosi. E Kingen, che meraviglia, va a chiudere con il suo martello dall'alto. Proprio, pam! Diretto sul piccolo Yordo. Wow. Um, wow. Uh, wow. Wow. Qua, qua mi sa che qualcuno ha sottovalutato eh. un po' Piogic e il suo pick, perché... Gli è veramente corso in faccia senza pietà, senza lasciargli. L'ha visto arrivare, Dora. Ha detto: oh, Guarda, quella giù è un Utir. Perché sta diventando più grande? Cosa sta... perché, è così... perché è così veloce? <ride> e gli è arrivata una slappata in faccia micidiale. Un dive perfetto perché Piosci, ormai con persino il Tank Turbo alla mano, non teme rivali, nemmeno le torri, potrà veramente tankarselo. E un messaggero che adesso da due strutture di Arex, torre superiore, entrambe battute, corsia completamente aperta. Ecco, forse tornando al discorso, proprio perché stavamo parlando di Pioshik e dall'altra parte Gideon ha preso il eh, drago dell'oceano, avremo come anima quello infernale, il fatto di avere, non è tanto il discorso di cambiare i jungler, quanto forse l'idea è avere lane che riescono a stare tranquille da sole e possono permetterti a te almeno nei primi minuti... Una pulizia di giungla che ti permette di arrivare a livello 6. Potrebbe yeah. essere anche questa un'altra idea di come giocare in base alla 11.4. Naturalmente yeah. posizioni. E come qua Pioschic molto assistito, al, come detto, guardi le altre corsie, vedi la mid lane intoccata da visite esterne, praticamente pari in CS, bot lane, stessa cosa, anche lì uh, Bao si sta mantenendo con un ottimo ritmo. E qua Pioshic, tranquillo, arriva Orso, Smite, Kentek, martellate in testa. Purtroppo il piccolo Gnar è ancora ben lontano dalla trasformazione, non c'era veramente via di fuga lì per Doran. Ma appunto, come hai sottolineato, uh, non, dover, non dover... ecco, è quello il fatto. Non dover, non avere la necessità di impattare le tue corsie permette così tanto tempo libero a Piyoshi. Guarda adesso la differenza di farm tra i due jungler. Siamo quasi sui 30 CS. Questo Udir sta diventando una minaccia che presto rischia di eclissare qualsiasi altra preoccupazione, perché la prima cosa di cui devi preoccuparti è quell'uomo orso gigante che ti corre in faccia e ti prende a schiaffi intanto in corsia inferiore vediamo il diverso modo di buildare i vari campioni naturalmente sappiamo tutti che eh, si vuole arrivare per hybrid a giocare eh, con la Q potenziata quindi vai a prendere l'uomo compagnia del e Pioji che è stato giuccato comunque preso in giro da Doran ed è riuscito Dora nel top trainer dei Kid a scappare dall'ingress. Dicevo come cambia il livello di build, ma penso che non ne parlerò perché arriva l'istinto. da subito, arriva l'aggressione, bellissimo questo charm da parte proprio di Zeus. Con l'Ignite i danni sono tanti, dovrebbero essere abbastanza. Prova Becca a salvare il suo compagno. E Bao si salva con una manciata di HP. Bene, bravissimi in questo caso i giocatori di Alex che devono utilizzare però E Bao deve assolutamente scappare da quella corsia inferiore. Già sangue freddo qua direi la chiave per DRX perché Bao ancora comunque mantiene la sua suprema, mantiene il suo flash, trattiene tutto, sa che con il support lì vicino Becca può proteggere, può parargli le aggressioni, non ha bisogno di utilizzare quelle risorse difensive e per l'appunto riesce a salvarsi senza troppi problemi. Early game che in quanto a applaccature direi che dà, racconta una storia abbastanza chiara che i roster non sono riusciti ad avvantaggiarsi su nemmeno una e qua... Va ancora di più a rafforzarsi quel concetto che menzionavi prima delle lane che sopravvivono senza bisogno dell'assistenza del jungler. Questa è una cosa che ti ricompensa particolarmente, soprattutto quando poi guardi l'avanzamento dei due jungler in sé e. beh, i DRX non hanno avuto bisogno dei jungler come così, però invece forse è stato ritenuto anche la KT, perché Gideon non ha avuto interventi particolari, ha fatto quel capolino sulla corsia superiore ma oltre a quello ben poco e comunque vediamo una Nidalee che adesso è pesantemente in svantaggio rispetto a Udir, che sta riprendendo un ritmo di gioco spaventoso bisogna dire anche che Udir ha avuto la fortuna di utilizzare l'Herald nel momento migliore, perché avendo fatto quella gank, come dite anche tu in corsia superiore, in una maniera più, diciamo basic, basica, oh! Oh! Oh, oh, oh. Davvero? Io oh, buongiorno no. Hai bisogno di un caffè anche tu? Oh no. <ride> Questo è... Oh. Facciamo... Ma ah, sai cosa? Yoshi che ha fatto una così bella partita. Abbiamo parlato tanto di quel primo messaggero. Facciamo finta di niente. Dai, facciamo... Questa gliela abboniamo. Occhiolino alla telecamera, non, non è successo niente, non è successo niente. Mettiamola in questo modo, l'Erad non l'ha preso nessuno, quindi è come se non fosse mai stato ucciso, fra Esattamente, esattamente. Quindi, quindi va bene. E un'altra cosa di cui non abbiamo parlato, abbiamo visto come le placche sono state a favore degli Erex, degli Erex, dato il fatto anche che in corse superiori hanno preso la torre prima dei 14, il fatto è che... Mm. Posso parlare per favore? C'è cioè, Zeus, vattene via. Almeno parliamo un po' di Moonboy. grazie. O forse no. Eh, eh, no, no. Adesso con la mega trasformazione Jay si rende conto. Forse non, uh, non dovrei stare così vicino. D'altra parte è una, è una bestia pericolosa. Quello Gnar non si sa mai cosa potrebbe cercare di fare. Dicevo. I Derek hanno preso anche la seconda torre in corsia superiore. Ora con Niente. il teletrasporto arriveranno <ride> all'aggressione. Doran fa subito giusto aggressivo. Prova in questo caso Kingen nell'uno contro due. 1 contro 3 Arriva in uno passi da parte di Doran. Lasceranno la kill al giocatore dei KT. E subito teletrasporto in corsia centrale da parte di Ukran, che aveva camminato sul river per difendere la torre in corsia centrale. Kill. Veramente ottima, però quante Samon Erspell sono state utilizzate e il drag Infernale in mano di Rex. Eh già, è stato uno scambio abbastanza, uh, comunque direi, vantaggioso per i DRX perché a livello di pressione di mappa l'hai sottolineato: Samon Erspell utilizzate due teletrasporti per cercare quell'aggressione, uh, Drago per i DRX e persino una torre conquistata da Bao in corsia inferiore solo soletto. Quindi vediamo comunque i DRX stanno mantenendo un vantaggio in gol di circa 3.000-3.200 unità d'oro. Che è veramente tanto. Qua una interazione particolare da sottolineare è questo knock-up di Rakan. Che voi potete pensare, ma come Jason l'ha lanciato via e comunque ha trovato quel controllo? Beh sì, Rakan, la sua W funziona che se riesce ad arrivare in fondo al, al travel, al, allo spostamento del suo dash, mentre qua ripresa generale con persino inquadratura su Nidalí che sta trovando il recall, ah, meraviglioso veramente bellissimo tra l'altro lo stile alta creatività di Dora ma tornando al mio discorso precedente se eh, Rakan riesce ad arrivare in fondo al suo dash una volta che il cerchio si forma non importa se poi viene cicciato o spostato quel knock up arriva l'unico modo per negare il knock up è interrompere il dash di Rakan mentre è in atto vediamo come Kingen abbia cambiato la sua posizione va in corsia inferiore sicuramente vuole mettere ancora più pressione l'eclissi, la maramune sono item che gli permettono di stare per eoni da solo nell'uno contro uno e gli permette di avere quella pressione che non dà la possibilità a Gideon di aiutare le altre lane se non il povero Doran. Nel frattempo, Bao va a prendersi anche questa torre centrale. Vuole prendersi la torre centrale. Il campo gravitazionale non aiuterà sicuramente Ukal e Torre in questa centrale. Presa in questo momento. sono quattro ormai le torri per i DRX. Si avanza in maniera. Consistente e costante qua sul vantaggio, si spinge sempre di più, ci stiamo avvicinando piano piano addirittura a 4000 unità d'oro. E a poco importa il vantaggio in uccisioni, quelle due che Kitina ha trovato sulla corsia superiore. Di Kingen sta mantenendo un ottimo rapporto di minaccia per quello che effettivamente lo scorva a dimostrare, e il resto della mappa l'abbiamo sottolineato più volte, non ha niente da invidiare alle controparti dei KT, Piosic in primis che ha appena completato il suo secondo oggetto, ma anche mid lane e Botlane, ancora non li abbiamo visti si partecipare a scontri degni di nota su quello 0-0-0 sempre bloccati, ma appena succederà vedremo un Bao e un Solk abbastanza scatenati, immagino. Ok, un'altra cosa che mi rende... Eh, che mi fa un attimo vedere la parte bassa della... Vostro schermo, il one third, come lo chiamano in gergo. Gli oggetti da parte proprio degli adicarri, ha ha parlato proprio dei tiratori dei due team. E il fatto di vedere il Kraken Slayer per uno e la tempesta impetuosa invece, per l'altro, mi fa un po' pensare. Normalmente, dato che Xaia, diciamocelo, sinceramente, si sì, ha la possibilità di disingaggiare, ma comunque è un bel paletto, come potrebbe essere, per farvi l'idea: Felios che non si vede in questo momento. Normalmente vedi la tempesta impetuosa proprio da parte eh, della Kerry, in corsia inferiore e normalmente in coppia con Rakan. Cosa che invece viene cambiata, probabilmente proprio per fightare contro quel Doran quando arriverà in forma mega. Potrebbe essere quella l'idea, no? Sì, direi che Bao in questo momento sta dando priorità totale sul suo DPS consistente. Non, ha, non sta andando a cercare un po' anche le flashy plays, quelle azioni un pochino più... Selvagge, quei scatti inaspettati che un oggetto come la Tempesta Impitosa ti permette uh, di poter cercare in maniera anche molto più aggressiva. Un Kraken Slayer è semplicemente, appunto, più consistente e uh, Xayah ha quel grande vantaggio della sua Suprema, che gli fa da forma di self-peeling potentissimo, quindi anche a seguire un engage di Rakan, un engage di Gnar, c'è la possibilità semplicemente di uh, allontanarsi e, e lanciare le piume in maniera difensiva. Piccola pausa, nel frattempo, a quanto pare. Sembra essere ancora Ucal. ad avere i problemi. Anche settimana scorsa era lui con il suo monitor che gli faceva un po' le bizze. A quanto pare le periferiche della mid lane dei KT. Sembrano essere un po' maledette. Lo vogliamo cambiare questo schermo per fuori, KT? È la terza <ride> volta che siamo in pausa per colpa vostra in due serie. Per favore, un po' di rispetto per noi, caster. Vogliamo vedervi giocare. Non vogliamo vedere. Ukala è anche un bel ragazzo, eh. Nulla da togliere a, a Ukal. Però voglio vedere la landa degli evocatori. Per favore, rispetto a. Il mid laner dei Katie Roster, tornando alla partita. Un'altra cosa, un cosa che ti viene in mente è il fatto proprio che il DPS è importante perché hai un piccolo burst. Che è piccolo, ohioi, piccolo in questo momento, non lo direi perché eh ha preso ehm. un bel vantaggio da parte di Jace, e da parte di Zoe. Naturalmente, lo sappiamo che quelle comete possono uccidere una persona in un 1, 2, 3 che tu dici quando ho chiuso gli occhi un attimo, ed è morto. Però quel DPS sarà importante quando nel teamfight e soprattutto nella parte finale del gioco, nel, nell'endgame, avrai bisogno di un danno continuativo. E l'unico in questo caso dovrebbe essere proprio Xaia. Sì, assolutamente. Xaia è quel DPS consistente che va un po' a ripulire il teamfight. La composizione dei Kitty si basa su questo. Hai due fonti di danno da agitata con Jace e con Zoe che... Colpo dopo colpo, beh, idealmente i Kitty non vedranno mai un teamfight 5 contro 5. Sarà sempre un teamfight dove, grazie a quel down dalla distanza, grazie a tutto quel poke, riescono a guadagnarsi il vantaggio numerico e poi scatenano un po' Xayah la, la mola. Dico, vai, distruggi, eh, prenditi i superstiti. E quello è un po' il... Eh. La, la conclusione almeno così sperano la, dall'altro lato è quello con cui si scontrano un po' l'altro di Arex è un pochino più team fight generale wombo combo e questo Rakan questo Gnar che se riescono a creare il setup perfetto possono andare a mettere molti bastoni tra le ruote a queste composizioni da lunga gittata anche perché l'hard engage è qualcosa che va a giocare molto bene contro il poke perché prendi alla sprovvista i campioni e i giocatori ritorniamo quindi sulla landa degli evocatori grazie mille regia coreana che ci dà la possibilità di vedere la landa ma soprattutto, vediamo come Piogi e compagni vogliono andare a prendersi questa qualsiasi inferiore. Ma per quale motivo? Lo vedete anche voi in alta sinistra. Il vostro timer cosa indica? Indica che il drago infernale sta per arrivare. Potrebbe essere il soul point proprio per i Dereks. Eh, già un drago molto prezioso. Qua uh, uh. cerca poi il duello. Eh, infatti cerca i danni con la tempesta del caos. Arriva anche il campo gravitazionale per bloccare il tentativo di fuga da parte di Solka. Ma Solka ha la sua il flash e decide di utilizzarlo per riuscire a rimanere in vita. Perché attenzione, sì, l'Italgo Fernale è in vita fra 30 secondi, ma c'è un Baron in Asher che potrebbe essere molto, molto allettante. Nel frattempo Kingen è contro Doran, Doran deve utilizzare il suo fa, arriva anche il teletrasporto, Doran deve scappare, riesce in questo caso, e sì, nel senso, sei tornato, ma quel TP è stato... Spreccato, posso dire sì? Secondo me è stato sprecato. Siamo sinceri. Penso, penso per Solka sia stata un po' una questione di uh, due piccioni con una pava. Mi teletrasporto sull'azione in corsia inferiore. Se Doran vuole rispondere al fuoco, sono presente faccio un po' da rete di sicurezza per Kingen. E al contempo arrivo qua, perfettamente in battuta per lo spawn di questo drago infernale che stavamo sottolineando. Uh, Solka è costretto a ritoccare in base dopo l'aggressione di Ukal. Aiuterà adesso la sua squadra a confermare il drago. Quindi il soul point raggiunto per i DRX. 5 minuti potremmo avere un'anime infernale per loro che. Eh, tipicamente direi: su campioni come Zoe e come Jace, tra i migliori utilizzatori di quell'anima. I campioni da poke. Poter quindi uh, lanciare la propria combo, trovare delle combo ancora più esplosive, aspettare il cooldown, farlo nuovamente con anche il refresh di quell'anima. Uh, qualcosa di veramente devastante per i fragili, fragili membri dei KT. Perché questa non è nemmeno una cosa che abbiamo sottolineato molto. Ma KT è... Hanno una squadra che, se si prendono uno di quegli shock blast, sono di quelle stelle vaganti in faccia difficilmente riescono a sopportarla. Forse il migliore a reggere quei colpi è Doran, ma lo stiamo vedendo negli scontri diretti con King, quanto sta soffrendo, comunque. Anche perché in questo momento Doran non è che abbia tutte queste statistiche eh, da tank. Ha. Lo spezzapassi. Sì. Ha, ha comunque. gli stivali per l'Arbul. E nemmeno comunque per eh, la Magic Resist. Vediamo quanto sta rischiando ora Piogic aggressivo, arriva subito Mega Gnar, Si ferma Piogic sa che in questo momento lo ha fatto il suo, lo ha bloccato, ha messo dei danni, lo ha reso in posizione maxi e ora si può ritornare tranquilli nella giungla a formare. Mi chiedi giustamente del discorso del poke soprattutto di come ehm, i ragazzi dei Katie Roster sono senza eh, un vero e proprio tanque. arriva però il teletrasporto con la tempesta del caos è stato utilizzato da parte di Solka che ha ah. dovuto difendersi in qualche modo. Becca, immagino, mi sembra hai visto proprio Becca che ha salvato il suo millennium in questo momento. Abbiamo visto un po' uno scambio scambiotto tra i support uh, Zeus che salta oltre il muro, Becca che cerca di tirargli la capocciata. Si invertono di posizioni. Ecco, in quel caso uh, era stato interrotto il dash di Zeus dalla capocciata, anche se un po' in corso d'opera. Il knock-up non è avvenuto. Questo impegno però dei KT è ancora una volta un teletrasporto per muoversi verso la top lane senza trovare risultati. E King è lasciato quindi solo soletto su, su quella corsia inferiore a farmare, a mettere pressione sulla torre. DRX che quindi si portano a 5 strutture totali contro ancora le 0 dei KT che non riescono veramente a lasciare il loro marchio su questa mappa. In questo momento vorresti avere la carta sul Fantasy LEC, in questo caso Fantasy LCK, che dice che il tuo team se non perde. E torri riceve punti in più eh? sarebbe una cosa pazzesca no. da utilizzare e avresti vinto in prove povere perché siamo sinceri vedendo la pressione che stanno mettendo in questo caso proprio i DRX è un po difficile per i Katie roaster rius riuscire a trovare la torre che potrebbe iniziare a permettere proprio ai Katie di mettere pressione perché pressione ce l'hai ma dalla parte opposta Già, esatto, questo è, è il grande problema, sembra proprio che, che i KT si trovino davanti a un, a un muro, un muro che non riescono a superare, un muro che non importa quanto cerchino di girargli intorno, trovare un punto dove ci sono magari più appigli, magari una crepa per cercare di sfondarlo un po' più comodamente, questo sembra essere un muro ben costruito, ben solido e bello liscio su tutti i lati e i D-Rex si stanno assicurando che rimanga in tal modo perché... Il modo proprio in cui stanno giocando queste aggressioni. Lo vediamo, l'abbiamo visto prima con l'intervento di Piotrick sulla botlane. Arrivi, fai capolino, minacci, costringi la reazione difensiva, costringi magari a la, spostare l'attenzione, e il focus su un punto della mappa diverso e vai a premere sugli altri. E è questa continua mareggiata, questa marea, questo flusso e riflusso che lascia i KT sempre in uno stato di. Ah, dobbiamo andare qua, dobbiamo andare di là, dobbiamo bloccare questo, dobbiamo inseguire quest'altro e non possono mai proporre niente di loro. Stanno sempre giocando al gioco avversario. E questo permette proprio agli Rex di avere anche un farm leggermente migliore in alcune parti, perché sì. Questo superiore abbiamo detto l'1v1 era un match up a favore di King, e infatti ha dei minioni in più. La giungla non ne parliamo perché 241 a 184 e un livello al momento di differenza raggiunga la giungla, un po' Ucal riesce naturalmente. Dalla sua, a uno dei campioni più forti per fare questo lavoro. E beh, hai la possibilità, non hanno visione, Perché non fare questo barone Nashor. Wow, una gran rasciata! E Katie mi sa che non arriveranno mai e poi mai in tempo. Barone pulitissimo. Qui per i Dei A Rex, riprovano di nuovo i Katie. Grazie al cercatore del vuoto. a salvarsi tutto non ci riescono la bolla di Nenana, subito l'aggressione di che prende la vita proprio di Zeus, piozzi che ha corso come un centometrista in faccia al nemico, prova l'uccisione e ora possono andare per questa Q2 così succosa per i d rex Eh già, andavano soltanto a aspettare, ma nemmeno l'ondata, c'era quel singolo Minion e poi becca, si prende l'onere di tancarsi il prossimo colpitore, ecco che accompagnano la wave successiva ma non vogliono spingere ancora fino alla torre dell'inibitore. Uh, si accontentano del risultato ottenuto. Tornano in base, resettano. Acquistano ulteriori oggetti, ulteriori power spy. Che poi si muoveranno nuovamente all'aggressione. Mentre qua possiamo rivedere ancora una volta la chiusura su Zus. quella bellissima bolla della Nanna da una distanza chilometrica che non lascia scampo al povero Rakan. Ci sono poche uccisioni in questa partita, pochissime. Siamo 2 a 2 a 26 minuti. Ma comunque i DRX stanno mostrando in maniera molto chiara come imprimere il loro successo. Nella storia di questa partita: 7000 gold uh, e anche di più. Piogic. Per favore, non lo fare. Infatti, arriva prima Becca per aiutare il suo compagno. Poi Piogic prova a muoversi in corsia inferiore. Prova a mettere fastidio Arriva subito. Spezzapassi. La ultimate a parte. Di eh, Zus il teletrasporto. Ukar deve scappare in qualche modo. Arrivano ora. tutti viene preso, abbattuto da parte dei nemici. Continua a correre. Pioggia, come non mai, dovrà fermare qualcuno. Arriva subito la W da parte di Gnar, lo Gnar per allontanare i nemici. Ma non sarà abbastanza. Zus ha veramente pochissimi a capire. Riesce a scappare in qualche modo. Ora, però, è Gnar in difficoltà. Verrà preso, verrà abbattuto. E chi lo in ferma? E chi lo ferma. Corri, 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 Pioggia, come non mai. Il mio piccolo. E Bolt va a prendersi uno dopo l'altro tutti quanti i nemici E non c'è bisogno nemmeno del drago Oppure sì, ma sicuramente ci vuole poco per distruggere questa torre Prendere il e chiudere il game Wow, abbiamo parlato sì di centometristi di sprint Questa per che è stata praticamente una maratona Ma corsa allo stesso ritmo, un inseguimento eterno E niente da fare, per i KT possono soltanto guardare la loro base e sbriciolarsi ci vuole poco per far vincere gli Alex, ci vuole solo un pick è quello di Udir per Piosic per chiudere il match game 1 finito. 100 metristi, se siete qui in ascolto, bene, fate come Udir, correte come non mai verso il Nexus avversario. Wow! Wow, che partita! Che partita da parte di, di Piosic, soprattutto, ma anzi più che... Diciamolo, diciamo le cose come stanno. Che partita forse è un po' un'esagerazione, perché abbiamo visto molto. Abbiamo visto un sacco di poco per molta partita. Ma questa azione finale, questa maratona sulla corsia inferiore ha valso un po' tutto. Se ti chiedono perché vai a piccare un campione come Udir, fatti vedere questa clip. È un l'ho quasi visto all'inizio era stato proprio lui a essere piccato ma appena è flashato via da quei controlli l'ho visto mettersi a terra ai segni di partenza ho sentito lo sparo e poi chi l'ha più fermato si è, si, è, si è veramente lanciato in faccia ai suoi avversari e hai visto i, i Katie Rossi dall'altro lato con quanta furia cercavano di lanciarlo via i boomerang lo Gnar per spostarlo i disengage niente non sono riusciti a scrollarsi di dosso questo Udyr ha, ha sigillato la loro morte bisogna dire anche e si è visto molta amenazione, secondo me questo è stato proprio un intervento della pace in Corea, naturalmente, perché poi i vari campionati la vivono nel loro modo, basta vedere G2 Fanatic, quante kill ci sono state rispetto a questa partita, e vai a dire, forse è proprio il meta coreano a cambiare. Però, come i jungler impattano, si è visto, perché Piojic è riuscito a pulire molto velocemente, senza problemi, e non ha dovuto fare niente se non pulire la giungla, rendere gli obiettivi importanti, per poi andare alla vittoria. Sì, e questo gli permette un po' la figura di alla fine. Non abbiamo visto tantissimo in questa partita per farmi pensare che qualcun altro possa cercare di aggredire per quel player of the game. Forse al massimo Kingen con il suo Jace, che abbiamo visto abbastanza pressante, abbastanza alto sui danni. Quindi ha avuto forse un po' di boost di statistiche da quel punto di vista, e lo vedremo anche immagino nel grafico post-game. Eccoli qua, 15.000 danni. I suoi compagni purtroppo ci hanno fatto una figura un po' barbina, ma perché abbiamo sottolineato che questa partita c'è stato. Un sacco di poco a livello di azione, a livello di fighting e quel Jason non ha bisogno di un team fight per fare il suo danno. Lui lo fa continuamente a prescindere che tu lo voglia o no. Quindi uh, su quello sicuramente si è fatto sentire. Per il resto, beh, Udir è importantissimo, ma la chiave, la cosa che hai sottolineato tu giustamente, giustissimamente durante la partita, è che il motivo principale per cui Udir è riuscito a fare tutto quello che ha fatto è che i suoi lane le sue lane non avevano bisogno di lui. Lui ha potuto. è una di quelle partite fantastiche che ti fai in solo queue, dove farmi la tua giungla, le tue lane farmano tranquille, non hanno bisogno di assistenza, non stanno morendo, non subiscono danni e tu sei lì che proprio senti tutte le responsabilità sollevate dalle tue spalle, ci posso veramente prendermela con comodo questo game. E così è stato, ha conservato l'energia fino a quello sprint finale. Anche il discorso di proprio avere le lane così forti che tu hai mh, denominato prima... Permette a Udir di avere una pulizia pulita, senza problemi. E nei momenti migliori, nei momenti in cui serviva, abbiamo visto il primo Herald, non il secondo rubato da parte <ride> proprio di Gnar. Aveva le lane in priorità. Quindi, cosa fai? Prendi l'Herald. Hai la lane in priorità in corsia inferiore. Vai a prendere il drago. Avevi tutte le corsie più o meno o alla pari o in priorità. Parentesi, questo, vabbè. Eh, ok, piogge che devi migliorare lo smite. Con la notizia che ti do, do al tuo coach, però è proprio stato questo il fatto. Poi lasciamo stare che hanno preso delle kill, hanno preso eh, qualche cosa. Perché, ripetiamolo: due kill a due, se non prima dell'ultimo fight, hai avuto un vantaggio solo sugli obiettivi. Ed è quello è stato fondamentale per riuscire ad un certo punto ad avere un continuo snowballing fino a questo momento e tanto basta e tanto basta perché poi alla fine abbiamo visto arrivati a questa fase finale sì c'erano due uccisioni e due ma i DRX erano un vantaggio che si aggirava attorno alle 7000 unità e si è sentito in questo teamfight ci hanno provato in tutti i modi ad arrestare Piosci che a bloccare quell'orso ma con anche il flank di Xayah, con tutti questi a distanza, con i flash già beitati, che i cercano disperatamente la fuga verso la salvezza, ma non c'è niente che possa salvarli. Non ci sono appigli, non ci sono dash, non ci sono controlli che possano bloccare questo Udir e l'inseguimento. Veramente da. veramente da atletica leggera dei, di Arex, che si sono anche presi questo piccolo attimo finale tancandosi le torri, ma ormai cosa importava? Del timer erano alti, il barone era dalla loro, i minion stavano arrivando. Questa partita ormai sapevano molto bene essere conclusa. Anche in questo caso, il fatto da notare è come sono stati puliti. È il gioco coreano che si è sempre nominato negli anni passati. Puliti, precisi, ed è quello che serve al CK per vincere. Vedremo se lo saranno anche in Game 2. Dopo la pausa, Katie Ross contro il DRX.